avuto come ambientalisti sui parcheggi pertinenziali in generale che riteniamo inutili e dannosi, in particolare su questa realizzazione, che ci sembra una sciagura dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista della mobilità, dal punto di vista di quello che potrebbe provocare anche laddove si dovessero scoprire reperti archeologici che sì, sicuramente ci sono nel sottosuolo, e quindi creando problemi immani alla popolazione oltre che ai mercatali, eccetera. Ma ci sembra anche un grosso imbroglio. Un grosso imbroglio che noi in questo momento stiamo denunciando e che ci auguriamo che il sindaco e la giunta ci aiutino a come dire, smascherare definitivamente, anche se oggettivamente bisogna dire che sicuramente alcuni passaggi non saranno sfuggiti a coloro che dovevano a suo tempo portare avanti il ricorso contro questa realizzazione. Comunque noi vogliamo dare per scontata la buona fede di questa amministrazione, quindi siamo a disposizione come ambientalisti, oltre che come mercatali, come cittadini, sicuramente però non saremo disposti ad accettare pasticci compromessi, e quindi fino all'ultimo noi ci opporremo a una realizzazione che, ripeto, è una sciagura e un imbroglio.